importante, quello della memoria. Pensate, penso che una città come Trapani, chiunque, la vostra città, da dove venite, da ogni posto d'Italia, del mondo, la città deve basarsi sulla tradizione e sulla propria memoria. Anche queste feste patronali sono delle feste nate proprio per ricordare quello che i nostri padri, prima di noi, hanno fatto. Così come la figura di Sant'Alberto, questo trapanese che lascia la sua città da carmelitano e gira tutta la Sicilia per poi morire nel 1307 a Messina. La memoria di quello che lui ha fatto, seguire i suoi passi. La memoria della nostra città, le tradizioni. Questa strada, pensate, costruita da Giacomo d'Aragona, proprio perché è dritta, dritta, dritta verso il mare. Non finisce, va all'infinito, verso il mare. La memoria è importante, così come il titolo del prossimo brano, che basta mettere una parola nuova per dire che ricordiamo quello che è passato, ma la viviamo in modo diverso oggi, con la tecnologia, con quello che è le abitudini nuove, però con le fondamenta di quello che è stato il passato. E io penso che oggi anche i nostri capi delle nazioni, se avessero un po' più di memoria, capiscono cosa ha fatto Hitler e Mussolini ai tempi e non avrebbero ripetuto quello che sta accadendo purtroppo oggi in Europa. Quindi da Trapani parte questo applauso per la pace nel mondo, per la pace in Europa. È la storia di un film, di un cinema, anzi di un cinema dove si andava a vedere dei film, poi questo cinema si è chiuso, non c'è più, però poi questo bambino che andava a vedere questi film ritornò ad adulto e il cinema si è riaperto, quindi nuovo cinema paradiso. E questo disco, mi è troppo forte, mi avete fatto dare l'eco, bravo. Nuovo cinema paradiso che rimane la memoria, la tradizione del film, ma in condizioni nuove. È quello che auguriamo a tutti quanti noi, che possiamo sempre essere memoria dei nostri padri, dei nostri nonni, Papa Francesco diceva quello, nella festa dei nonni, ricordare, vivere il presente nel presente, vivere il presente nell'atmosfera e nelle condizioni in cui noi siamo, per organizzare e fare un bel futuro ai nostri figli. E quindi che sia anche per noi una nuova vita, cinema, una nuova vita per tutti quanti noi. A voi, nuovo cinema, paradiso.
tromba, Michele Occhibidi.